Andrea Mantini del Flora 92, era, si sapeva che era difficile contro la Century, è stato anche più difficile del previsto? Sì, è stato difficile, anche se abbiamo sprecato alcune occasioni importanti, abbiamo fatto parecchi errori difensivi, abbiamo preso gol, però potevamo qualche palo in più, qualche occasione sbagliata sotto rete, sapeva era tosta di nuovo. Sicuramente il portiere della Century in alcuni momenti è stato fondamentale con interventi spaventosi. Lo conosciamo, Charla è uno di Cisterna, sapevamo che era un gran portiere, l'ha dimostrato anche oggi. Senti, adesso per il Flora che campionato sarà? Le vostre rivali comunque fanno qualche passettino in avanti, è sempre più dura. Lo so, è tosta, abbiamo sbagliato parecchie partite all'inizio campionato, adesso ci aspettano 3-4 scontri diretti con quelli che pari a noi dobbiamo per forza vincere. Scovizzoli del Flora 92, era una partita difficile sulla carta, anche il campo l'ha dimostrato. Loro sono una squadra molto forte, molto quadrata, alla fine gente d'esperienza e noi purtroppo paghiamo l'inesperienza, alla fine che hanno fatto questo campionato siamo in pochi e purtroppo facciamo tante azioni ma non riusciamo mai a concretizzare, pure oggi abbiamo preso due pali se non sbaglio, alcuni gol mangiati sul secondo palo, queste alla lunga pesano, soprattutto una squadra come loro molto quadrata, molto cinica. E niente, speriamo di toglierci il prima possibile da questa situazione. Stiamo lavorando proprio per questo, per cercare di reagire a questa situazione che non è facile. Soprattutto durante la settimana ci impegniamo tanto e cerchiamo di prima o poi di fare questi punti. Mister Angeletti, avevi detto che temevi molto questo campo e questa squadra, alla fine la cosa più importante sono i tre punti. Sì, sì, sicuramente i tre punti, lo sapevamo che era difficile, una squadra giovane, organizzata. Conoscendo l'allenatore, insomma, sapevo che sarebbe stata dura, comunque è andata bene, abbiamo sofferto un po' i primi minuti, un po' contratti, poi siamo usciti, alla fine abbiamo portato a casa i tre punti che era il nostro obiettivo. Sono stati fatti passi in avanti rispetto all'ultima gara all'aperto con la con sì, il Falasche? Sì, molto, rispetto alla gara col Falasche dove forse abbiamo vinto con un po' più di facilità ma abbiamo giocato una pessima gara sotto l'aspetto tattico. Oggi tatticamente siamo stati bene in campo, abbiamo sbavato un pochino, qualche fallo di troppo, però alla fine insomma l'avversario ci ha messo sotto, quindi è stato bravo a metterci in difficoltà, non siamo scesi mai di ritmo, quindi dopo i primi 10 minuti è andata bene. Insomma. Ora si può pensare alla Virtus Fondi? Certo, è la prossima di sabato, quindi va bene. Marco Terenzi, partiamo subito da questa maglietta, questo numero, cosa significa per te? Significa tanto, sicuramente tante prese in giro da lunedì con i miei compagni e tutti i miei amici, però è un bel traguardo raggiunto e dovevo onorare il regalo che mi ha fatto Caniggia. Senti, a che punto è la Century dopo questa partita? A buon punto, in quanto siamo riusciti a essere anche umili, era quello che ci mancava un po' durante le altre partite. Aver vinto qui 5-2 soffrendo è un ottimo risultato. Dicevamo come con l'allenatore dopo il Falasche sicuramente dei passi in avanti considerando il campo all'aperto. Beh, sicuramente, per noi non è facile perché giustamente giochiamo sul parquet e ci alleniamo lì sopra. Campo piccolo, sintetico, all'aperto, condizioni atmosferiche un po' diverse, sicuramente andiamo in difficoltà. Oggi ho detto tanto umiltà, tanta voglia di sacrificarsi l'uno per l'altro, questo ha fatto il risultato finale.